Siamo in compagnia di Elisa Lorena, alla quale faremo delle domande e vediamo di conoscerla un po' meglio. Allora, benvenuta innanzitutto a Torano Castello. Allora, vuoi raccontarci brevemente come nasce la tua passione per, per il canto? Sì, certo. Eh, bene, io da bambina ascoltavo a casa sempre. Il mio padre era veramente un appassionato del tango, sapeva molto bene ballare anche. Eh, e mi diceva sempre: Ma perché non vai a studiare il canto? Perché non vai a cantare? E io un giorno ho detto: Va bene, io vado a cantare, però tu devi smettere di fumare perché lo vedevo sempre malato no? a causa della sigaretta e quindi. Abbiamo fatto questo patto, solo che eh, per me è stato bellissimo no? rispettare il patto, però invece mio padre ha fatto molta fatica e purtroppo non c'è più. Però mi ha visto cantare nei teatri, alla televisione, quindi è stato molto orgoglioso e fiero di me. Quindi devi ringraziare comunque tuo padre per aver iniziato questa carriera che comunque ti piace. Certo, io sempre dico che purtroppo non ho avuto il tempo di eh, dare a mio padre tutto quello che, che ha fatto lui per me, no? per ringraziarlo. E, insomma, però penso che continuando a cantare lui sarà già contento. No? Un momento particolare della tua carriera che ti ha entusiasmato di più, diciamo? Allora, ma ogni, ogni esibizione mi fa riempire di entusiasmo, no? soprattutto per la risposta del pubblico, eh, per gli applausi, per i complimenti, eh, tutta la gente che mi aiuta e mi dice che non devo smettere mai. Eh, perché certo uno poi è cresciuto, ha fatto famiglia, eh, bambini e quindi è un po' difficile, uno non può dedicare tanto tempo come prima, comunque eh, mio marito è molto fiero di me e eh, eh, mi aiuta tanto perché io possa continuare con la mia carriera. Bello comunque continuare a coltivare le passioni, eh, è da qualche anno in Italia, le manca comunque l'Argentina? Eh, certamente, sì, sì, anche se devo dire che mi trovo molto bene qui, io abito alla Mezzia Terme, eh, però certo mh, mi, manca, mi mancano i posti, i luoghi dove sono cresciuta, i posti dove ho cantato gli amici il tango no perché il tango ormai <ride> è di tutti <ride> e quindi no, niente sono, sono contenta di, di stare qui anche perché vengo di una famiglia di origine italiana quindi <ride> eh, cosa pensa nell'interpretare borghese il tango? beh per me questo spettacolo rappresenta una sfida perché non avevo mai interpretato i brani di eh, Borges e quindi ho visto che sono molto difficili da interpretare, da, i testi da capire e quindi mi piace, voglio imparare, voglio fare di più. La gente, soprattutto i turisti che vengono in Argentina, sono abituati ad ascoltare sempre gli stessi brani, no? A Media Luz, Caminito, La Cumparsita... E quindi fare una cosa diversa per me è molto entusiasmante, mi piace. Sì, perché sono quelli più conosciuti, quindi diciamo quelli più commerciali a questo punto, quindi per te questa è un'ulteriore sfida. Sì, 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 sono contentissima e ringrazio il sindaco per avermi convocato e spero di fare il meglio e di continuare con questa, con questa bella esperienza. In bocca al lupo per la carriera, siamo certi che sarà... <ride> Bellissima, bellissima. Grazie. Okay.